Hi guys! Oggi parliamo di due verbi che possono sembrare uguali nel suono ma diversi nel significato. Affect, effect. Cercherò di essere più enfatica possibile per farti capire che uno ha la e uno ha la e in modo da non confonderti, ok? In questo caso, ma quando si parla poi in inglese velocemente tutto va un po' più insieme. Iniziamo da affect. Affect vuol dire influenzare, colpire, essere colpiti in maniera figurata. Affect può essere anche un sostantivo, un nome, come affetto o attaccamento a livello emozionale. The plan will affect a lot of people. Il piano riguarderà tante persone. Passiamo a effect. Effect è il risultato, la conseguenza di qualcosa. Può essere anche effetto, quindi effetti personali, ad esempio effects. E un esempio può essere: think about the possible effects of your actions. Pensa ai possibili effetti che possono avere le tue azioni. La pronuncia in inglese più o meno hai visto che sembra uguale, quindi occhio al contesto e soprattutto tieni presente che affect con la A viene utilizzato ancora molto di più come verbo. E nel frattempo, se qualcosa non ti è chiaro e magari vuoi fare qualche pratica con i due verbi scrivendomi qui sotto delle frasi, sarò felice poi di guardarle e di risponderti. Intanto ti invito, se sei qui per la prima volta, ad iscriverti sul canale YouTube. Attivando la campanella potrai essere sempre aggiornato su nuovi video in uscita per migliorare il tuo inglese. Non mi resta che augurarti una buona giornata and I will see you soon. Bye Grace!